Appuntamento da non fallire per l'Ital Mancini. La nostra nazionale di calcio oggi alle 20.45 dovrà fare il primo passo per evitare di fallire l'appuntamento con i mondiali per la seconda volta di fila. Battere la Macedonia del Nord al Barbera di Palermo nel primo turno dei playoff qualificazione. Ricordiamo che in caso di passaggio del turno gli azzurri dovranno poi superare la vincente di Portogallo-Turchia per staccare il biglietto per Qatar 2022. Non sarà facile, soprattutto alla luce dello stato di salute dei ragazzi del Mancio, tra defezioni importanti e cali di forma di alcuni singoli. Per aiutare l'Italia, lo stadio palermitano tornerà al 100% della capienza, sarà esaurito in ogni ordine. 37.000 spettatori. La conferenza di Mancini prima della sfida ai Macedoni in terra normanna. Il commissario tecnico ha provato a stemperare la tensione dicendo: non abbiamo avuto molto tempo prima di questa partita, perciò ho confermato il gruppo dell'Europeo. In questo gruppo ci sono 7 giocatori che anche nel 2017 vissero una situazione simile. Non so se può essere un vantaggio o meno. L'importante è restare concentrati. Non sottovaluteremo i nostri avversari, si parte tutti da 0-0, le partite vanno giocate, dobbiamo rimanere tranquilli e giocare la nostra partita, loro si difendono bene, in Germania hanno vinto 2-1 e hanno anche molte qualità tecniche.